È stata installata e già pronta la nuova stazione meteo-nivologica sul Gran Sasso, che sarà di grande importanza per la prevenzione del rischio valanghe e per lo studio dei cambiamenti climatici. L'installazione dell'importante infrastruttura, connotata da un insieme coordinato di strumenti di misura in grado di controllare le condizioni fisiche dell'atmosfera in relazione a parametri fondamentali a fini meteorologici e climatici, è avvenuta grazie all'impegno del Comando Truppe Alpine e nei giorni scorsi sono state concluse le ultime operazioni tese a garantire la sua piena ed immediata operatività. L'inaugurazione però si è spostata da Campo Imperatore alla caserma Pasquali, sede del 9° Reggimento Alpino, a causa delle condizioni avverse del meteo oggi. Tra l'altro la stazione aveva già registrato 140 km orari della velocità del vento nella notte. Una stazione meteo-nivologica fatta, installata e curata direttamente dallo Stato, dall'esercito italiano, dal Comando Truppe Alpine, che a quell'altitudine ci darà dei dati importanti per quanto attiene tutto il tema della meteorologia e per quello che sono poi i riflessi e gli effetti nei confronti della comunità abruzzese e della comunità scientifica. Grazie a questa importante strumentazione sarà possibile elaborare una grande quantità di dati utili impiegabili sia dal nucleo Meteomont del 9° Reggimento Alpini per la previsione del rischio valanghe sia dai soggetti incaricati dello studio dei cambiamenti climatici per conto della regione. Grazie alla sinergica attività di collaborazione tra l'ufficio Meteomont del Comando Truppe Alpine di Bolzano e la regione Abruzzo sarà finalmente possibile avviare lo scambio di dati necessario all'attuazione del PAC con l'obiettivo di incrementare la rete di rilevamento e avere una fonte di dati continua anche in condizioni meteo avverse. Tutti i dati della stazione, incluse le immagini della videocamera, saranno disponibili alla comunità scientifica e a tutti i cittadini sul sito internet www.meteomont.org. I dati sono della stazione automatica, quindi è un pannello che fornisce dati in continuazione 24 ore al giorno, sono dati che vanno nella sala operativa, nel centro operativo di Bolzano dove vengono gestiti e dove durante la stagione invernale, quindi in presenza di precipitazioni, vengono realizzati poi i bollettini Meteomont, i bollettini meteo-nivologici per la previsione del rischio delle valanghe sono disponibili a livello nazionale.